Buongiorno Pagai, sono Roberto Il Maggio. Oggi insieme faremo unboxing del mio ultimo acquisto che mi sono fatto. Un carrellino cargo da legare alla bicicletta per i trasporti. Si tratta di un vero e proprio carrello con due ruote del peso di 12 kg. Lo apriamo e vediamo com'è. Yes, si tratta di un carrello che può essere usato in svariati modi. Personalmente ho intenzione di andare a fare le mie consegne a domicilio, unendo la passione della bicicletta con l'esigenza di dover trasportare della merce. Oltre a questo, si può usare per il giardinaggio, si può usare per andare a fare la spesa, si può usare per la consegna dei giornali. Ogni occasione sarà buona per pedalare. Lavabile, antiurto e ha questo telaio in acciaio tubolare verniciato a polvere. Eccolo qua, bello bello. Ruote da 16 con i cerchi in gomma, in plastica volevo dire, spettacolo, con queste si vola. Figo ditta tedesca, si occupa di box da trasporto, articoli da giardino, trasporto per i bambini, carrettini. Poi, per istruzioni chiare, dai, ce la posso fare a montarla. Facile da montare, dicono. Quindi, ricapitoliamo. Abbiamo la vasca in materiale antiurto lavabile, può contenere fino a 70 litri. Trasportabile 60 se si trasporta con il carrello a mano, oppure 40 se si trasporta con la bicicletta. Sotto c'è il telaio in acciaio tubolare, abbiamo detto verniciato a polvere, bello, bello forte, strutturato bene. Abbiamo le due ruote da 16 con i cerchi in plastica, mi sembrano belle resistenti, poi le proviamo. Qui abbiamo le due staffe che serviranno per legarla alla bicicletta. Qui c'è la frizione, abbiamo i catadriottri, abbiamo le gemme e abbiamo tutta l'oggettistica per legarla proprio al telaio della bicicletta. E poi bello anche questo è il telo idrorepellente per coprire e per essere pronti in caso di pioggia. Non manca niente, le istruzioni ci sono. Iniziamo veramente a montarla. Ecco qua montata la staffa, la prima parte. Vi faccio vedere anche questo supporto che fa un po' da cavalletto e quando ci si ferma, tac, tiene fermo il nostro telaio. Bello, bello, mi piace. Semplicissimi e comodi da montare anche i catadriottri, che entrano semplicemente con la pressione. Tac, belli, belli rigidi, professionali, faranno il suo uso sicuramente, il suo buon uso. E così, dopo aver montato le gemme in perfetto maggio style, mi sono accorto che ho montato quelle rosse davanti e quelle bianche dietro. Il contrario di quello che andava fatto. Rimediamo. Eccolo qua, perfettamente montato. Bello, 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 bello. Bene, il carrellino quindi è stato montato ed è pronto per iniziare il suo viaggio sulla strada. Eviterò sicuramente di fare delle salite impegnative. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di mettere un like,
e se volete darmi una mano a sostenere il canale, iscrivetevi. Vi saluto, buone pedalate a tutti, io parto.